Buongiorno a tutti. Io sono, come al solito, il dottor Max, che oggi vi parla da Zanzibar. Sono venuto qua con due clienti circa 8 giorni fa, quindi questa volta è stata piuttosto lunga per me. Sono in trasferta perché io vivo a Kigamboni, a sud di Dar es Salaam. Quindi io vi parlo, per chi non mi conosce, dalla Tanzania. Zanzibar è un'isola che è stata annessa quando hanno costituito la Tanzania, il nuovo paese. Prima si chiamava Tanganyika e ha preso il nome di Tanzania proprio con l'annessione di Zanzibar. Allora, oggi è sabato e parliamo di consulenza oro. C'è Marco all'ascolto, io attualmente do il benvenuto a tutti e a tutte. Ciao Erika. E Marco ha fatto una domanda, ha chiesto, ma insomma, come si vive, no, in Tanzania, come si vive a Zanzibar? Siccome all'ascolto c'è Elena, che mi è venuta a trovare circa un mese e mezzo fa, ecco, le darei la parola, così lei sta guidando in questo momento. Comunque, insomma, ti ringrazio Elena, prego, di quello che puoi dire. No, forse è meglio che chiedi a Erika, che è più libera. Erika, vuoi per caso, ciao, vuoi per caso rispondere a Marco, come si vive qua? Erika, mi senti? Pronto? Ecco. Erika, volevo... mi senti? Sì, tu mi senti? Ciao, buongiorno. Ce la fai rispondere a Marco? Sì, non ho sentito bene la domanda, comunque io posso allora, dire. Marco, sì, Marco mi ha chiesto come si vive in Tanzania e quindi magari a Zanzibar, perché ci sono differenze, come sai. Ecco, prego. Allora, prima di tutto deve imparare subito ad allinearsi sulle frequenze dell'Africa. Per me è stato questo, perché sono frequenze molto forti. Noi veniamo da occidentali, chiusi in una gabbia, e arriviamo in un paese che, come ho detto a Max il secondo giorno, pulsa dappertutto. E questo è un fattore personale. Poi, pian piano, deve guardare, deve toccare con mano, deve vedere, non si può raccontare al microfono. Anche tutto quello che dice Max sono cose giuste, ma poi ognuno ha la sua sensazione. Per certe cose più facile, per certe cose difficili, è sempre un'avventura, bisogna anche per fare un trasferimento, uno si deve inventare, deve essere creativo, cosa faccio, dove vado, con che mezzo scelgo. Insomma, ci sono tante cose, ecco, io devo dire... Non sono riuscita neanche a fare foto perché mi vergognavo. Ripenso tutto il tempo. Ringrazio Max perché solo attraverso lui ho potuto fare un viaggio così, perché altrimenti sarei finita in un viaggio turistico. Non si può fare un viaggio così se non si ha qualcuno che sa tutto del luogo. E Max è veramente preparato su questo e posso dire che ogni cosa che dice lui l'ha fatta e non si sta inventando niente. Ecco, però bisogna andare. Ecco Marco, sei contento della risposta che ti ha dato Erika? Hai altre domande? Una domanda ce l'ho io, vai Erika, così almeno. Quali sono le differenze principali che hai notato, se le hai, ne hai notate alcune tra la Tanzania e Zanzibar? Che Zanzibar sembra in realtà molto più controllata, ci controllano molto di più che in Tanzania. Però mi sembra un po' tutta una montatura, insomma, ecco, questo è una specie di finto controllo, direi. Marco, hai altre domande? C'è qualcuno che ha altre domande per Erika? Via, approfittate, sì. Già che è disponibile, prego. Sì, gli volevo chiedere a Erika che intendeva quando diceva che si vergognava a fare le foto. Perché devi fotografare persone che ti guardano, persone povere che non hanno niente. Che se tu fotografi diventi subito un tipo un giornalista che vuole fare un reportage, ecco, per questo motivo non hai coraggio di tirare fuori la macchina fotografica. Ah, cioè nel senso che attiri troppo l'attenzione, poi dopo sei troppo osservato. Ma non credo che sei osservato, semplicemente tu, se hai un po' di anima, ti vergogni perché sembra che sei allo zoo, non so, che fai queste foto perché ne hai mai visto tanta gente, perché c'è veramente tanta, tanta gente. Sono 60 milioni in totale gli abitanti, grosso modo la popolazione italiana, ma tenete presente che la Tanzania è 3 volte l'Italia, se ci si mette Zanzibar è più di 3 volte l'Italia, eh?
paese enorme, è uno dei paesi più ricchi al mondo, questo ve lo dico io, sicuramente in percentuale alla popolazione che ci dice che ci vive e al territorio, è un paese più ricco al mondo. Basti il fatto che hanno scoperto due giacimenti, uno vicino al Mozambico, che fino a poco tempo fa era in guerra con la Tanzania, proprio perché stavano a questionare è mio e tuo. Poi alla fin fine hanno, diciamo, firmato la pace e si sono messi d'accordo. Poi un altro enorme vicino al Kenya, tra Zanzibar e la Tanzania, si mettono insieme queste due riserve di gas, sembra che siano addirittura superiori a quelle che sono presenti in Russia. Quindi paese, poi c'è l'oro, ci sono le materie preziose, paese, questo qui è paese del futuro in Africa, secondo me. Quindi ho avuto la fortuna anche, insomma, di venire qua. Altre domande? Io volevo fare una domanda proprio in merito all'ultima cosa che hai detto, che un paese ricco ha un sottosuolo ricchissimo. Proprio per questo fatto non potrebbe essere nel mirino degli illuminati? Loro cercano, sì, ricchezza. Allora, no Marina, quello che dici è giusto, io l'ho già detto anche tante volte, gli illuminati in un certo senso sono già qua, ci sono tutte, c'è le Nazioni Unite, c'è addirittura la CDC americana, il Dipartimento della Salute americano, però questo qui è un paese che tradizionalmente parlando viene da una rivoluzione cosiddetta comunista, e siccome all'epoca, lo sapete, negli anni 60, 70, insomma, queste cose venivano gestite proprio dal punto di vista ideologico, loro hanno visto con maggior favore accordi commerciali con la Cina e con l'Asia piuttosto che con l'Occidente. Infatti, se vedete, anche gli italiani sono spariti tutti, di quale aziende italiane prima erano presenti, c'era addirittura l'Eni, che era l'azienda energetica più famosa nel paese, credo intorno fino a una ventina di anni fa, quindi non parliamo, insomma, di 50 anni fa. E poi piano piano, probabilmente per ragioni, sapete come funzionano le cose politiche, si è ritirata, e così hanno fatto anche le aziende energetiche francesi, hanno fatto molto anche di quelle inglesi come la Shell, proprio perché da un lato il governo essendo un governo comunista, ha sempre mirato a ottenere il controllo, no, del territorio, delle risorse petrolifere, minerarie e anche umane, e con poche interferenze dall'estero. E poi piano piano tutti gli appalti sono stati dati quasi tutti alla Cina, quindi i cinesi vengono qua, oppure anche i sudcoreani adesso, anche loro, così come i turchi per esempio, e riescono a spuntare degli accordi commerciali favorevolissimi. Quindi perché spuntano questi accordi? Puntano questi accordi perché sono garantiti dal governo cinese, oppure dal governo di Erdogan. Cioè il governo si presenta all'azienda, ma dietro c'è il governo. Ed è chiaro che la Tanzania preferisce dare un appalto a una cosa certa, che era un progetto certo garantito anche dal governo, piuttosto che dare un appalto così all'azienda italiana, che è garantito da niente. E quindi piano piano, se già c'era questo, per esempio, io ho conosciuto persone che fino a 20-30 anni fa hanno fatto l'università in Russia, hanno fatto l'università a Cuba, non sono andati a studiare in Inghilterra, in Europa, in America, capito? Sono andati a studiare in Russia, sono stati ad andare a Cuba, cosa abbastanza strana per noi. Però se ci parli, non sono comunisti, non mandano assolutamente, anche il sistema nel quale si vive è un sistema ma molto più libero del nostro. Attenzione, non è detto che non ci controlli, no? È come se ci controlli. Però per il momento ci lasciano fare. Quindi, per darti la risposta, probabilmente la Tanzania non ha avuto una crisi come quella pandemica, cioè non si è dovuta piegare, no, ai diktat dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come ho spiegato diverse volte, perché è ancora sotto trust. Trust è un fondo fiduciario regolamentato dalla legge internazionale del trust, e oggi
si parla di consulenza oro, no? Quindi ci cade a pennello questa cosa qui, perché anche Auvesta è configurata alla fin fine come fondo fiduciario, perché l'oro viene messo in una cassetta di sicurezza cioè che non può aprire nessuno per la legge internazionale, e probabilmente gode, grazie a questo, di una relativa libertà. Quindi, per darti la risposta, sì, sono già qua. E ieri l'altro siamo andati a vedere con Paola l'atollo comprato dalla fondazione di Bill Gates, che è qui a nord sopra Chiwengwa, dalla parte di là dell'isola, quindi la parte che guarda l'India, l'Oceano Pacifico, l'Oceano Indiano. E Bill Gates, sono convinto che ha anche tante altre proprietà qua. Può darsi che abbiano deciso di tenerla come isola felice, perché no? Qui si costruisce normalmente, ci sono i soliti problemi burocratici, perché purtroppo siamo in Africa e alcune cose funzionano all'africana, però gli investitori vengono, ha avuto l'economia in Tanzania, ha avuto un grandissimo successo negli ultimi 2 anni. Mi hanno organizzato un paio di questi convegni per attrarre imprenditori internazionali, e non hanno mai avuto così tante presenze un po' da tutto il mondo, grazie anche alla politica di Mama Samia, la nuova presidente, che poi ha sostituito, era la vice, ha sostituito Maduro, no, seconda costituzione. Lei ha una visione un pochino più globalista, lei, posso dirvi, no, non vi spaventate, in un certo senso lei è un'illuminata, chi conosce i segni lo capisce subito, però evidentemente è tutto tranquillo, è tutto sotto controllo, e speriamo, io non ho visto nessun cambiamento, devo dire, quando sono arrivato, speriamo che continui così. Secondo le mie previsioni il paese dovrebbe rimanere continuare in questa direzione senza particolari problemi, almeno per altri 10-15 anni. Ora però ricordo a tutti che oggi parliamo dell'oro, quindi se c'è anche magari un'altra domanda, già che Eric è disponibile, ben venga. Poi ritorniamo all'argomento del giorno. Prego. Giancarlo, buongiorno. Ciao, stiamo parlando a margine, stiamo parlando un attimino di come si vive in Tanzania. Ciao. Se avete domande, anche te Giancarlo, c'è Erika che è venuta qua a trovarmi con Elena un mesetto e mezzo fa, 2 mesetti fa. Credo ho avuto una bella esperienza, quindi se hai delle domande particolari potete farle ad Erika, che è qua per rispondervi. È sempre bene, e loro sono come delle testimonials, più che parlare io poi per anche quando io avevo le aziende, no? Le aziende mie, io facevo parlare sempre i miei clienti. Io non mi piaceva parlare me delle mie aziende, di quelle facevo io. Cercavo sempre di caricare su internet testimonianze, di far parlare i miei consulenti, più che parlare io. Comunque vorrei aggiungere una cosa. Prego, Eric. Che comunque vale sempre la pena di fare un viaggio così, perché si apre la testa a chiunque. Comunque vada, comunque qualunque cosa decida, torna che gli si apre in qualche maniera la testa. Ecco, grazie Erika, ti ringrazio di questa precisazione, perché come dico sempre io, tutto parte da quando venite qua. Faccio un esempio, tanto su cose comunque importanti, questo qui, perché come approccio, come logica, è la stessa cosa che io vi dico sull'oro, quando vi dico leggete il report, leggere il report per l'oro è l'equivalente, grosso modo, proprio un po' meno, del venire qua in Tanzania, cioè le cose bisogna documentarsi, se poi ci si deve spostare, ci si sposta e da lì parte tutto. Per esempio, io sono in contatto con 2 o 3 persone che sono ancora un po' indecise, no? Devono sistemare le cose, e che non riescono a ancora darmi una data per fissare una settimana. Ora, c'è anche un aspetto di buon senso, che è quello relativo al mio tempo, cioè questi $144 che io chiedo
sono una sorta di donazione che io chiedo per organizzare tutto il viaggio, perché non è solo un viaggio di piacere, io devo organizzare anche tante cose e quindi tante altre cose e quindi, come sa anche Erika, Elena o chi mi segue, ci sono clienti magari che con un paio di telefonate sono un pochino più pratiche di viaggiare, una cosa e quell'altra, in due o tre telefonate si organizza tutto senza problemi, e ci sono altri che invece ti tengono magari al telefono 7-8 volte, 10 volte. Qui da me c'è Paola, che ora arriva, e lei poverina, io poi ci avremmo scambiato 50 text message, avremmo parlato 7-8 volte, prima, forse anche 10, prima che lei venisse, è arrivata 10 giorni fa. E cosa succede? Succede che ho notato che la maggior parte di queste persone, cioè le persone che poi sono gli indecisi, guarda caso sono le persone che non mi seguono, che non seguono i miei interventi, né nell'oro né nel discorso piano B e piano C. E quindi mi finiscono di tartassare un sacco di domande avanti e indietro di cose che io dico nei miei interventi. E questa è una cosa abbastanza antipatica, perché io faccio i miei interventi, vi dico tutto quello che so, che è una consulenza direi al 99%, perché anche quando venite qui io vi ripeto, Erika, lo sai, no? Ripeto sempre le stesse cose che vi ho già detto prima, non vi dico niente di nuovo. Ecco. E quindi poi non si capisce che si deve prenotare la settimana. E quindi ecco, le persone, quindi l'approccio che io dico, l'attitudine che io dico, per lavorare bene, indipendentemente da quello che oggi potete fare col dottor Max, domani ci può essere il dottor Harry o Filippo, chiamatelo come volete, l'approccio dovrebbe essere sempre lo stesso, cioè anche voi dovete documentarvi al massimo. Quando voi fate un ottimo lavoro prima di venire o un ottimo lavoro prima di comprare l'oro, quando arrivate a decidere siete sicuri di quello che fate. C'è purtroppo ancora troppa, intanto c'è la mancanza di fiducia. Oh Madonna, lavorare con gli italiani, mi dispiace dirlo, non ci si fida più di niente, non ci si fida più di niente e di nessuno. Questo è proprio un atteggiamento che non crea, non può creare una situazione favorevole, non la può creare. Uno deve naturalmente con riserva, però deve dare fiducia fino a prova contraria. Ecco, e io le persone che faccio venire qua, ma soprattutto quelle alle quali suggerirò, cioè incoraggerò allo spostamento, saranno solo le persone che hanno una determinata attitudine, perché se le persone, come è successo anche in passato, mi rendo conto, vengono, però non hanno la mentalità, l'attitudine, la pazienza, l'intelligenza di capire che gli ci vuole tempo, che devono venire qua prima di comprare le cose, bisogna stare almeno fare un investimento, 3-6 mesi in affitto per cercare l'oggetto, che magari è un oggetto particolare che il dottor Max non ha, a meno che io non vi dica sì, ho quella terra lì, il terreno, lo puoi prendere, allora è un discorso diverso. Ci vuole tempo per maturare tutte queste cose. Evidentemente tutto parte dalla settimana investigativa. Benissimo, altre domande o altri commenti? Ricordo che ora che concludo, perché adesso non voglio, dobbiamo parlare dopo. Via. Stefania, buongiorno. Allora, vediamo un po'. Stefania, perdonami, siccome mi risulta che non ti ho mai scritto, ti mando un saluto veloce, così almeno se desideri mi puoi scrivere, perché e voi no, non mi potete scrivere, no, sul canale. Comunque benvenuta, sto parlando adesso, ho fatto un intervento a margine sulla Tanzania, perché un amico ha chiesto come si vive in Tanzania, non so se lo sai, ma io ho anche il canale Destinazione Tanzania, perché in questo momento ti parlo da Zanzibar e mi sono trasferito in Tanzania 2 anni fa, e faccio un po' di promozione e di accoglienza per coloro che vogliono mettere in piedi un piano B. La situazione purtroppo in Italia è già difficile e purtroppo peggiorerà, ora
poi se ne parla. E quindi ho il piano B, diciamo, no? Mi occupo del piano B e anche piano C e della consulenza ora. Allora, vediamo di arrivare al discorso principale di oggi. Ne ho già parlato anche le scorse settimane, però siccome è il discorso centrale di tutto e anche i media nazionali ne parlano e spesso e volentieri ne parlano a sproposito. La scorsa settimana, insomma, a fine dello scorso mese, c'è stata questa assemblea, la 76ª assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui hanno detto tante cose e soltanto marginalmente, per quello che mi risulta, ne ho già parlato negli interventi, quindi potete soltanto andarli ad ascoltare, hanno ribadito la necessità di prevenire eventuali pandemie, ma in maniera molto così, nelle conclusioni, cioè non ne hanno nemmeno parlato durante l'assemblea. Ho seguito i lavori tutti i giorni e non c'è scritto niente. Improvvisamente, proprio Elena, credo, grazie Elena, mi manda un video con l'annuncio da parte del direttore, da quel nome impronunciabile, etiopico, che invece dice da oggi il passaporto vaccinale digitale, che loro hanno chiamato universale planetario, è ufficiale. Quindi io mi sono chiesto, ma com'è possibile che in un'assemblea in cui erano tutti presenti non hanno nemmeno parlato di questa cosa che era già stata annunciata, vi ricordate, nell'altra che fece a novembre, ne ho parlato diverse volte, e improvvisamente invece questo viene fuori e annuncia una cosa che non hanno nemmeno discusso. È normalissimo per loro, è normalissimo perché c'è la struttura di base che è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è lì per far finta di prendersi cura dei problemi del mondo. E poi c'è l'elite all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che invece decide quello che vogliono fare e decisioni alle quali tutti i paesi si devono allineare, almeno in teoria. Poi ricordiamoci che per esempio per i paesi africani un discorso è dirlo, un discorso è farlo, perché qui infrastrutture non ci sono, anche la Tanzania può di buon grado firmare questo accordo, ma poi nella pratica secondo me non faranno assolutamente niente, perché con la struttura sanitaria che ci sono qua, figuratevi se si perdono, all'unica cosa possono comprare un po' di vaccini di quelli che faranno sulla malaria, l'hanno già annunciato, per accontentare, per fare contento Bill Gates, basta, perché poi dopo tanto sono più vaccini anche loro che hanno buttato via, di Johnson & Johnson, che quelli che hanno fatto. Credo che abbiano comprato 5.000 milioni e ne hanno fatto sì e no uno. Dimmi Roberto. No, volevo dire, però quello che possono fare è non far viaggiare più chi non ha questo passaporto planetario. Non ci fanno viaggiare più, non ci fanno né andare né tornare. Bravo. Ecco, e arrivo appunto anche a questo aspetto qui, no? Allora, qui si parla della creazione del famoso QR. Il QR è un codice inventato da uno che si chiamava, mi sembra, Takanika, giapponese, tanti anni fa, ed è un vero e proprio codice, no? Come se fosse il codice fiscale, è invece di essere in numero, in numeri, è un simbolo. Va bene? Io ho studiato anche un po' questo simbolo per vedere se richiamava anche altri simboli, però non ho avuto tempo di approfondire troppo la cosa. E comunque fa comunque parte della simbologia a tutti gli effetti. Ci sono quattro, secondo Wikipedia, ci sono quattro QR diversi, e Wikipedia non è che spieghi molto bene questa cosa, io non ho capito la differenza, però sicuramente ci sarà un QR per la salute, un QR ambientale, ci potrebbe essere un QR commerciale e un altro QR che non so per quale useranno. Possono essere anche più di QR, ma quello che è essenziale in questo caso è il QR per la salute. Come si parla di passaporto vaccinale, di salute in generale, di pandemia, eccetera, quello che deve assolutamente uno deve avere
è il QR per la salute. Allora, una volta, lo ripeto, perché queste sono nozioni che trovate su Wikipedia, una volta generato il QR, è vostro, può essere attivo o passivo a seconda delle condizioni, ma è vostro, è come se fosse una carta d'identità scaduta e voi avete quell'identità lì comunque, può essere scaduta, ma voi non è cambiata, dovete rifare la carta d'identità, ma la carta d'identità è vostra, è chiaro, no? Oppure una patente, oppure un'altra cosa così. Allora, secondo, quindi, in una prospettiva futura, futuro, che cosa avverrà? Avverrà che se interviene questa disposizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutti i paesi si dovranno allineare, e sarà solo e soltanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dirà i vaccini che sono buoni, quelli che non sono buoni. Ora, il Johnson & Johnson che propongo io è un vaccino riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia un domani non potrà fare assolutamente niente, non può il Ministero della Salute italiano dire oh no, no, non è valido, devi avere richiami, devi avere qui, perché tutti si dovranno allineare alle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi nessuno potrà mai invalidare il vostro QR, si tratterà di vedere quello che decide l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutti comunque anche per dovranno avere le vaccinazioni passate e le pronti per le vaccinazioni future. Quindi una volta generato il QR, anche qualora non fosse valido per il Ministero della Salute italiano, sarà valido e riconosciuto per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi tutti i ministeri della salute, diciamo così, dei vari paesi, andranno in sott'ordine, così come andrà il nuovo ordine mondiale, così non conteranno più niente i parlamenti, non conteranno più niente certi ambienti, certe regolamentazioni interne, e sai come sarà? E ci sarà come un grande Stato federale, in cui alcune disposizioni sono date dall'alto e sono quelle per tutti, altre disposizioni a livello locale saranno proprio minime, come succede anche qui a Zanzibar, che ha il proprio governo e alcune piccole cose se le fanno per conto proprio, ma la sicurezza, la moneta, la scuola, mi sembra altri, sono cinque ministeri, quelli che contano dipendono da Dar es Salaam, meglio da Dodoma, quindi dalla Tanzania. Vedete come funziona? Quindi non ci sarà, non abbiate dubbi sotto questo punto di vista, perché il QR una volta generato, e io in questo momento ve lo posso far avere, è generato, non ve lo cancellerà più nessuno. Qual è la mia preoccupazione di fondo? La mia preoccupazione di fondo è che a un certo punto stringano le cose e dicono no, d'ora in poi non si può più avere, non si può più fare. E allora a quel punto lì, io, siete bloccati, bloccate lì, ritorno a quello che chiedeva Roberto, siete bloccati con il conto in banca perché non avete il QR e quindi io non vi posso più dare acqua a Vesta, perché se mandate nel frattempo i soldi, investite i soldi in Ovesta in qualsiasi momento, l'ho detto tante volte, ve le potete far trasferire in tutto il mondo e grazie al QR che avete potete poi trasferirvi. Se no, non potete, ascoltate bene, né trasferire soldi da nessuna parte, né uscire dal paese. Allora, primo punto è già stato gestito, si investe una cifra logica che non ci serve e che magari in questo momento non è particolarmente produttiva, con un elevatissimo rischio di default finanziario ed economico, allora a quel punto poi si perdono anche quei pochi soldi lì, in Ovesta, quindi no. Volete investirlo in un'altra azienda? Investitelo con chi volete, ma comprate oro, argento e metalli preziosi. Il secondo punto, quello invece della possibilità di viaggiare, di muoversi, io l'avrei pensato con la residenza, infatti Elena è venuta qui, è pronta per venire, ha fatto subito la residenza. Con quella vi presentate, comprate un biglietto aereo, vi presentate all'aeroporto e vi devono far partire, perché siete residenti all'estero, come fanno a tenervi in Italia? Non è possibile. Oddio, è possibile tutto, è possibile tutto in questo mondo qui, perché hanno congelato anche le riserve bancarie dei russi in America, quindi con un click ti possono rovinare. È per questo che non bisogna fidarci tanto.
qua una volta, attenti bene, una volta che voi poi avete trasferito il vostro asset in Ovesta, siete venuti qua, avete preso la residenza e automaticamente poi potete anche trasferire i soldi qua, perché potete aprire un conto corrente, quindi portare i soldi qua, che in questo particolare momento sono più al sicuro, perché diciamo, per le ragioni che abbiamo detto, la Tanzania è in Africa, l'Africa non è nel mirino, no? Come primo passo del nuovo ordine mondiale, quindi lasciano ancora vivere il sistema bancario che abbiamo qua è lo stesso che avevamo in Italia negli anni 50-60, un pochino più tecnologico, ma in linea di massima le banche lavorano in maniera normale, diciamo così. Va bene, si parla ancora di moneta in carta, di monetine, eccetera, eccetera. Nel momento in cui, dicevo, nel momento in cui poi voi potete trasferire i soldi anche qua, ve li trasferite e non ci sono problemi. In qualsiasi momento potete trasferirli. Ma cosa succede se vi bloccano i trasferimenti dei fondi che avete in Italia? Perché magari non avete il QR. Guardate che a novembre, ha fatto un intervento il professor Tritto, a novembre è il termine ultimo che si sono dati, ma è già partita ora questa cosa, doveva partire ad aprile. Sono in ritardo perché ovviamente è molto complesso gestire tutta la cosa, no? Sapete quante cose devono fare allo stesso momento. Ma in qualsiasi momento vi possono dire, allora sì, siamo pronti, magari subito dopo Natale, scusate, subito durante l'estate, quando siamo tutti abbastanza distratti, no? Ferie, una cosa per l'altra. E vi dicono, va bene, allora d'ora in poi, in questa situazione qui, non potete più trasferire soldi al di fuori della comunità europea, limite massimo di trasferimento $5,000 al mese. Ma voi pensate che sia proprio una cosa impossibile questa? No, è possibilissima, perché già ora andate in banca e più di 1,000 euro al giorno potete prendere, mi hanno detto. Non potete neanche trasferire... E dovete stare attenti anche a trasferire i soldi ai vostri figli. Se possono anche trasferire i soldi, perché ci chiedono, oh, perché trasferisci $500 al tuo figlio? E verrebbe da dire, ma cosa cazzo te ne frega? Cioè, hai capito? Eppure ti chiedono tutto. Perché i soldi non sono nostri, sono loro. Noi dobbiamo farci il segno della croce se... ancora per un certo periodo ce li faranno usare, perché loro hanno anche tutto il diritto legale, soprattutto gli euro, sul quale c'è il copyright, di riprendersi i propri gioielli. E noi non possiamo fare assolutamente niente. Ecco, mi fermerei qui per il momento. Avete domande? Volevo intervenire dicendo una cosa a questo proposito. Io abito a Lugo, siamo 35.000 abitanti, stanno chiudendo poco alla volta tutti i bancomat, ce ne saranno un paio ancora in funzione, hanno preso la scusa dell'alluvione che hanno avuto problemi, ma ora tutta diciamo, l'attività ha ripreso a Lugo, ma i bancomat non li riaprono. E certo, che servono i bancomat se poi la moneta sarà tutta digitale su un'applicazione nel telefono, come già in Cina? Serve a niente, cioè, sarà più la moneta. No? E con un click potranno bloccarti il conto corrente. La tendenza è anche quella lì. Con un click non paghi una multa e vai in contestazione. E vai a ritirare i soldi e ti dicono no, i soldi non li puoi ritirare, te non sai niente, e poi ti ricordi che ti sei pagato, ti sei scordato di pagare una multa e ti bloccano il conto. Ma pensate che queste cose qui siano fantascienza? Sono fantascienza, sono quello che faranno. Mentre se invece avete la possibilità di tenere i soldi di là, almeno questo non ha niente a che fare, poi succede tutto nella vita, ma questa è un istituto indipendente, non ha niente a che fare col sistema bancario. In qualsiasi momento dovete trasferire i soldi dove volete. Quindi vedete quanti aspetti ci sono. C'è quell'aspetto legato all'economia, l'aspetto legato alla finanza, l'aspetto legato alla salute
legato quindi all'ambiente, in Italia c'è il problema delle scie chimiche, qui non esistono le scie chimiche, c'è il problema legato ai cibi, perché poi tutte queste robacce che buttano nell'aria naturalmente vanno nei cibi, no? Noi diventeremo tutti di voi, purtroppo, io non vivo lì, purtroppo chi rimane lì diventeranno delle piccole antennine, perché quello che stanno facendo, l'alluminio entrando nel corpo aumenta l'elettrostaticità dell'organismo, no? Perché è un metallo e come tale aumenta, come si potrebbe dire in termini scientifici, aumenta la capacità attraverso determinate macchine e tecnologie di essere intercettato, eh? È come se fossimo tutti dei immaginate una scena nella quale è notte, però c'è un gruppo di persone che viene illuminata, questi gruppi di persone hanno una lampadina al fosforo e vengono tutte intercettate, pure la tecnologia con i raggi infrarossi che usano, tecnologia di guerra, no? Possono vedere e te non vedi. Ecco, insomma, saremo tutti intercettati in pochissimo tempo, già adesso io parlo qui al telefono e chiunque si vuole può, agli alti livelli, dice: ma questo dottor Max che cosa dice? Andiamo un po' a vedere che fa, e in un secondo può accedere, capire che io vi parlo qui da dove sono, capire con chi parlo, vedere con chi parlo e magari anche bloccarmi a un certo punto la trasmissione. Pensate che non sia mai passato, mai capitata una cosa così? Certo che capita. Quindi non abbiamo neanche tanto tempo e non avremo tutta questa libertà di continuare a dire queste cose in futuro. Ce le lasciano ancora dire, lo sapete, perché? Perché loro le usano come sondaggio. E poi vedete che, Erika, puoi parlare? Sì. Allora, posso farti una domanda relativa al link che mi ha mandato ieri, no? Di questo autore che io non conosco. Come si chiama? Scusa, quale link? Perché te ne ho mandato più di uno. Quello lì di quell'autore che ti ho detto, c'erano 265 persone all'ascolto e te mi hai detto, erano anche di più. Come si chiama? Sì, quell'autore è un autore italiano, è un scrittore, giornalista, Ruggero Capone si chiama. Ruggero Capone, mi puoi dire brevemente che cosa diceva questo signore qui per attrarre l'attenzione di oltre 300 persone? Che cosa vi ha detto? Curioso. Stava parlando di Soros. Scusa? Parlava di Soros. Pazienza, Erika, non ho sentito. Parlava del grande Soros, del grande ungherese Soros, del signor Soros. Soros. Bene, e dove le ha ottenute lui tutte queste informazioni? Che di Soros non si sa assolutamente niente. Lui scrive un sacco di libri, per cui sa un sacco di cose. Infatti, lo stanno per mettere dentro. vive con l'ansia tutto il tempo. Ok. Va bene, si è citato delle fonti, benissimo. Vi ho sempre detto, un autore che cita le fonti, anche se magari cita dei libri che sono discutibili, va bene, benissimo. Io ora poi lo conosco, lo guarderò e sentirò quello che dice. Va bene, quindi Giancarlo, la situazione è questa qui. Attenzione sotto gli occhi, chi mi segue, io invito ancora a tutti, per quello che è possibile, di leggere la trilogia, perché io presento degli autori che hanno detto molte di queste cose non 2 o 3 anni fa, io ve le ho presentate 2 o 3 anni fa, ma loro hanno detto 20, 30, 40, 50 anni fa. Se si fa un po' di ricerca su internet si trovano libri scritti che parlano dell'elite,
che guidava il mondo 150 anni fa. Quindi non è niente di nuovo quello che sta succedendo. Hanno deciso di cambiare l'uomo, e probabilmente siamo un esperimento che non è riuscito troppo bene, in effetti, e in questo senso devo essere d'accordo con loro. L'unica differenza che c'è, l'unica, ce ne saranno anche tante, differenza che c'è come impostazione di base è che per me la vita è sacra e per loro la nostra non vale niente, non conta assolutamente. Però su tante cose sono d'accordo con loro. Ecco, quindi ci sono altre domande? Giancarlo, sì, avevi fatto il certificato, giusto? Sì, l'ho fatto, l'ho anche verificato presso il Ministero della Sanità della Tanzania, tutto perfetto. Bravo, bravo. Adesso ti dico una cosa, poi magari se ne parla privato. L'hai registrato all'ASL? No, non ancora. Al momento l'unica cosa... Allora parliamone, ti ricordi, sentiamoci in settimana, non c'è fretta. Però sentiamoci perché c'ho da dirti una cosa importante e poi te decidi quello come fare. Certo. Certo. Quindi sentiamo, c'è tutti coloro che l'hanno fatto, non so se c'è qualcun altro adesso, non mi ricordo. Per esempio adesso la cosa che sto facendo è il rinnovo del passaporto, voglio rifarlo prima che venga fuori un passaporto particolare, visto che mi scadeva 2 anni fa, io l'ho dato per smarrito e lo rifaccio nuovo, così non si vedono, diciamo, anche i voli che ho fatto o non ho fatto in Tanzania. Bravo. Giusto? Di quello si era già parlato, e infatti è la soluzione che io propongo per risolvere quel problema lì. Hai capito, no? Ecco. Sì. Fai la denuncia del passaporto, ne fai uno nuovo. In Italia ci vogliono 6 mesi per riavere il passaporto, pensa un po'. Esatto, benissimo. Lo so, purtroppo, ma meglio farla adesso, che ha il passaporto in scadenza intorno al 2028, cioè prima, negli anni, no? Fino al 2028, anche 2029, io suggerisco di rinnovarla adesso, perché se viene creato un nuovo passaporto, loro non possono obbligarti a scaricare l'applicazione sul telefono perché ce l'hai cartaceo, e quindi in quel caso saltate tutti i problemi magari che vi possono chiedere, perché dopo ci sarà l'obbligazione, cioè sarà obbligatorio avere determinati documenti, cosa che non lo è adesso. Sta un po' attenti a queste cose, quindi suggerisco di fare la certificazione e immediatamente denunciare lo smarrimento e richiedere uno nuovo. Il tempo che costa, a quel punto avete già fatto tutto, non dovete fare nient'altro. Qualsiasi cosa succeda, in qualsiasi momento, potete aprire un conto corrente, non vi rompe le scatole nessuno, potete fare tutto quello che volete, anche lasciare il paese, perché avete un QR valido. Certo, se avete la residenza in Tanzania è meglio. Io credo di essere l'unica persona al mondo che riesce a ottenere una residenza in un paese in 3 giorni, a dire la verità dovrei dire 2 giorni, siccome sono 2 giorni e mezzo la dico 3. Elena può confermare questa cosa, Carla può confermare questa cosa, adesso non è all'ascolto ma è venuta 2 settimane fa, l'abbiamo fatto, e quindi è un mezzo miracolo. Volevo fare una domanda, volevo chiedere se si può. Che documenti ci vogliono per il piano B, come avere la residenza come pensionato? Che tipo di, oltre il passaporto, non so, un certificato di residenza? Te lo dico, faccio la consulenza gratis, te lo dico. Serve passaporto e una, come si dice in italiano, un saldo in banca di un asset, di un patrimonio tra banca, magari anche altre cose che uno può avere, di 15-20 mila euro. In una qualunque banca, può essere anche una banca online, non ha importanza. Perfetto. E poi come documenti cartacei, invece, altri documenti cartacei, tipo certificato di residenza in bollo, che ne so, tradotto in italiano? No, è questo che vi dico, non serve assolutamente niente di questa roba qua. Serve un estratto conto di una banca,
e il passaporto, basta. Poi, se avete più di 60 anni, diciamo, la fee da pagare è una certa fee, che è sempre congrua, naturalmente, non è una fee esagerata. Se è da 50 a 60 anni, è un'altra fee, che è ovviamente un pochino superiore. Prima dei 50 anni, per esempio uno che ha 48 anni, che però può dimostrare di avere comunque un certo patrimonio, basta che parli con me, glielo spiego io, perché poi è una cosa gestita, avete capito, ma è gestita sta cosa, no? È gestita attraverso canali, eh? E quindi è solo una questione di pagare un po' di più, ma si ottiene lo stesso. Cosa succede? La cosa fondamentale non è il problema dell'immigrazione, ora ve lo dico. Il problema fondamentale, bene che essere chiari su questo punto, è che nel momento in cui devo mettere insieme tutta la documentazione, io con la persona mi devo recare dal sindaco del villaggio, no? Che qui si chiama Scia a Zanzibar, di là si chiama Chairman, che è un signore che lavora per il governo, che è lì per mantenere tutto controllo i territori, e può fare lettere di sponsorizzazione, come in questo caso, può fare dichiarazioni. Io apro un conto in banca, alcune banche ti chiedono la lettera del chairman, come la mia banca, altre banche non te lo chiedono, ma è lì per fare queste faccende. È tipo anche fa una figura anche tipo giudice di pace. Quando ci sono delle controversie, la gente qui non ha soldi per fare causa, allora vanno dal chairman e lui cerca di mediare questa cosa. È una lettera semplicissima quella che si deve fare, si presenta il documento, lui deve compilare appunto questa lettera con la foto, per bene tutto, ci mette il timbro. Ma io per ottenere questa cosa qui, che non costa praticamente niente perché basta fare una piccola donazione, come abbiamo fatto per Elena Sciocchezza, o anche Carla, la stessa donazione, 30.000 scellini, ve lo posso anche dire, tre pezzi arancioni, va bene, che sono equivalenti 3x4, 12 a 12 euro, cifra di questo, non costa niente ed è una donazione, non è nemmeno un bollo, non c'è, ci sono bolli, non esistono i bolli qua, sono in Italia, esistono bolli, ciceroni, queste palle qua. E poi però questa lettera la ottenete grazie a me e ai miei amici di qua, perché se non vieni con me, col cavolo che ti dà questa la lettera se non ti conosce. Non la dà neanche a tutti, perché deve assolutamente essere sicura al 100% che la persona ha referenze per venire e non fare casino in Tanzania. Perché se poi invece si fa con superficialità questa cosa, e io comincio a dire a tutti, sì, venite, e poi qualcuno, come capita sempre, perché noi siamo dei fenomeni per fare casino all'estero, qualunque parte andate, noi siamo sputtanati, come italiani, lo dico subito. E poi magari uno magari si ubriaca o fa una cosa, vanno a prendere lui, ma venga a cercare anche me. Quindi io devo essere assolutamente certo che la persona che porto qua è integra, è responsabile e non è un idiota. E mi segue in quello che gli devo dire. Occorre sia stramiliardaria, però, e certi requisiti di fondo ci devono essere, perché io mi prendo dei rischi a fare questa cosa e peraltro non chiedo nemmeno quasi niente, perché uno che si prende rischi, lo sapete, no? Il salario è commisurato all'esperienza che uno ha e ai rischi del lavoro che fa. Chiaro, no? Altre domande? Dimmi. Sì, posso... Un disturbo le faccio io. Volevo chiedere, ma l'estratto conto deve essere datato di quanto antecedente? Perché uno l'estratto conto lo fa in Italia e poi parte. Quindi l'estratto conto... No, anche 2 o 3 mesi prima va bene. Ah, okay. Insomma, all'immigrazione... E poi... Roberto, all'immigrazione abbiamo un contatto tale, per cui si fida i documenti che gli diamo. Li possiamo dare anche dei documenti falsi. Capito? Accettano lo stesso, okay. Chiaro che noi non lo facciamo. Lo so. Un'altra domanda, e poi se la prende il marito questa pensione, questa residenza per pensione, ne ha diritto anche la moglie? Deve portare i documenti anche la moglie? Certamente la moglie, ovviamente. Deve essere presente anche lei? Sì, deve essere presente, perché c'è da prendere le impronte digitali a tutte e due, e i figli fino a 21 anni.
Ah, ho capito. Capito? Fanno parte del nucleo familiare. Oltre 21 anni non fanno ufficialmente più parte del nucleo familiare perché si assume che vadano all'università. Allora, se vanno all'università si fa un visto universitario che è abbastanza semplice, va bene lo stesso. Ok, grazie. Prego. Altre domande? Allora, io ho letto anche un altro link che mi ha mandato Erika riguardo all'oro. Ne parlerò in maniera un po' più dettagliata la prossima volta, mi è sembrato abbastanza interessante, che è di un sito famoso svizzero, e lui si chiama Egor von Geyers. L'ho letto bene, Erika, credo sia Geyers, va bene? E non ce l'ho fatta a tradurlo, ovviamente sono occupato qui con una cliente e poi adesso devo anche rientro a Dar. Ne parlerò la prossima volta e sembra comunque che sia una situazione in cui piano piano anche questi operatori finanziari piano piano cominciano a dire che l'unica soluzione è ritornare al gold standard, perché c'è la possibilità che ci sia anche un mezzo crollo con la creazione del BRICS. Del dollaro, no? E quindi poi com'è quotato l'oro? È quotato in dollari, è quotato nella moneta del BRICS, ma non dimenticatevi che le monete che creeranno sia all'interno del BRICS, sia all'interno, diciamo, della Federal Reserve, del mondo del dollaro, euro, eccetera, saranno sostanzialmente equivalenti. Cioè l'agenda che portano avanti poi dal punto di vista tecnologico produrrà le stesse cose, non cambierà niente, ci sarà una moneta del BRICS che funziona esattamente la stessa maniera come funziona una moneta della Comunità Europea o dell'America, non cambia niente, stessa cosa. Quindi il problema vero è quello delle garanzie, no? Cioè è collegata all'oro, è collegato ai metalli, può essere collegato anche ai commodity, no? Si dice commodity, una volta potevano essere il vellame, poteva essere grano, o gran turco, poteva essere bestiame, ecco, bisogna ritornare un attimino a fare le cose un po' di logica, perché si continuano a seguire la politica del quantity easing anche quando interviene il digitale, voi capite bene che non cambia assolutamente niente, perché sia moneta, che ci sia una moneta in banconote che circola o che ci sia una moneta digitale che circola magari anziché nelle banche sui cellulari, e quando sono entrambi monete cancerogene, voi capite che finché non mettono mano in qualche maniera al debito pubblico a tirar fuori tutti questi derivati che ormai ho chiamato avariati, no? A questo punto tutti avariati sono lì in giacenza, non sanno che fare. E voi capite bene, non se ne esce, non cambia assolutamente nulla, no? Noi cambia. Tanto a rimetterci saremo sempre noi, loro non pagheranno mai qualunque cosa succeda. Altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, abbiamo fatto un'oretta, io oggi chiuderei qua, vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, state allerta e anche se magari con... per quello che potete, io capisco che non tutti hanno magari la forza, la decisione, anche il coraggio, devo dire. Io ricordo che ho impiegato 5 anni prima di spostarmi in America, ho lavorato 5 anni sul progetto americano, oltre a tutto il lavoro che avevo da fare per la mia attività, mi sono spostato, sono andato 6 o 7 volte in America, immaginate quello che mi è costato, e poi nel 99 ho spostato la famiglia. Ecco, ora non pretendo che tutti facciano quello che ho fatto io, no? Però bisogna anche capire che queste sono la mentalità, no? L'attitudine che bisogna avere. Non si può risolvere tutto stando a sedere lì e magari informandosi di qui, di là, di su, di giù, che anche sulle istituzioni, nelle pagine ufficiali trovate tante cose che sono sbagliate, non sono vere, non sono corrette. O in tanti siti che parlano anche della Tanzania c'è scritto che ancora dovete fare il vaccino per la febbre gialla per venire, ma che stupidaggine del genere, eppure è gente che vi parla, non faccio nome,
uno che vi parla, vi racconta di qui, di là, di su, di giù, e poi scrivere stupidaggini. Quindi state attenti anche quando vi informate, l'informazione vera è quella che fate sul luogo, possibilmente con persone qualificate. E venendo qua potete contare non soltanto quello che posso fare io, ma anche sull'appoggio del console onorario italiano, Stefano Todisco, che è sempre disponibile per qualsiasi cosa. Quindi non è soltanto un discorso, ecco, così, è un discorso di mettere insieme un'organizzazione di base, un gruppo di lavoro di base che poi può fornire certezza, certezze limitate all'Africa, intendiamoci. Buona fede, diciamo, può assistervi in tutto quello di cui chi viene qua ha bisogno. Ecco, se non ci sono, avete altre domande? Ciao Max, scusa, ti vedo adesso, guarda. Tutto bene? Sì, sì, grazie, tutto bene, grazie Massimo. Tutto bene. Prego, prego, prego. Sì, no, con Max ci siamo sentiti anche recentemente. Ti aspetto, Max? Sì, ah, sì, sì, sì. Proprio sì. A margine devo dire che prenderò probabilmente 4 persone ancora di qui alla fine dell'anno. Posso prendere insomma una persona o una famiglia insomma che a agosto ed è presente che è alta stagione, quindi i biglietti insomma alcuni costi sono superiori, una a ottobre, una a novembre e una a dicembre, però siccome mi partono anche 2 o 3 progetti, se volete venire bene, se no io sono occupato lo stesso, nel senso che non voglio neanche rischiare di mettere troppa carne a fuoco. Ovviamente nel momento in cui venite avrete tutta l'assistenza necessaria, questo è evidente, no? Non sono okay. Problemi. Bene, benissimo, allora io vi auguro un buon fine settimana, ricordo l'appuntamento il mercoledì alle 19 per il piano B e piano C e il solito appuntamento il sabato alle 9. Un saluto a tutti, grazie, ciao. Grazie, ciao.